corso di formazione sulle tecniche artistiche perché si può imparare per insegnare. Esatto, ho pensato, lavorando quotidianamente con le scuole qui al Museo Tecnologicamente di Ivrea, alle esigenze che potevano avere degli insegnanti, delle esigenze soprattutto legate al linguaggio, a come affrontare un percorso stimolante all'interno della classe con i bambini. Anche perché bisogna saper insegnare, non basta conoscere le tecniche, bisogna riuscire ad incuriosire i bambini. Ci sono modi particolari per farlo? Assolutamente sì. Intanto inizio a dire che esistono delle tecniche artistiche antiche e invece molto contemporanee, quindi anche molto innovative. Io cerco di dar loro degli strumenti in maniera che possano esprimersi liberamente, esprimere la loro creatività. Per esempio, uno dei tanti argomenti è legato al tema del colore. Il colore viene affrontato dai bambini una particolare rilevanza sull'aspetto chimico anche del colore, quindi io a loro non faccio utilizzare le solite tempere, ma se le preparano proprio da soli in classe, partendo dai pigmenti puri, quindi dai pigmenti minerali, piuttosto che dalle terre naturali, piuttosto che da quelli anche artificiali. Quindi c'è una sostanziale differenza fra le due cose. Che cosa si usa per permettere ai bambini di esprimersi oltre ai colori? Si utilizzano dei supporti diversi, come l'importanza della carta, del riciclo della carta, anche quindi si utilizzano materiali poveri, presto reperibili, ma che comunque sono molto affascinanti anche a livello di manipolazione artistica. Quindi non chiedere ai bambini di realizzare qualcosa che abbiamo in testa noi, ma lasciarli liberi di esprimere quello che hanno in testa loro. Assolutamente sì, però fornendo loro degli strumenti tecnici, appropriati. Come rispondono le insegnanti? Ma rispondono piuttosto bene, sono molto curiose, fanno molte domande e soprattutto la cosa che più mi ha fatto piacere, stanno già mettendo in pratica ciò che io sto insegnando loro nella loro classe, quindi sono molto, molto attratte dalle attività che vado a proporgli. Invece i bambini ai quali proponete queste attività come le recepiscono? Secondo me molto bene, anche perché ho abbinato la scelta di diverse tecniche artistiche al lavoro di artisti contemporanei più o meno noti, che sono anche molto legati al nostro territorio, quindi hanno avuto a che fare con la nostra storia. I bambini, rivivendo un po' la storia di questi artisti, si sentono anche più stimolati ad affrontare il loro lavoro, piccolo lavoro artistico. Dei lavori che questi bambini fanno, ce n'è qualcuno particolarmente bello? Sì, direi di sì, ce ne sono molti. Per esempio, fra i tanti mi viene in mente un lavoro dove loro praticamente realizzano una pastiglia d'acquerello partendo da leganti vegetali, quindi gomme vegetali, e utilizzando poi pigmenti puri. Per loro poter realizzare un acquerello proprio a partire da zero è un grande risultato. Dà emozione vedere questi bambini lavorare così? Beh sì, tantissima. Dà molta emozione e soprattutto grande soddisfazione per me, perché comunque li vedo, magari all'inizio possono sembrare anche un po' bloccati, anche un po' spaventati da una cosa nuova, da una tecnica nuova, però poi loro si lasciano andare, sono molto spontanei in questo. Questo è un corso, a chi non partecipa a questo corso, alle insegnanti, agli insegnanti che non partecipano a questo corso ma che ci vedono, cosa possiamo suggerire perché possano riuscire a trarre dai loro alunni qualche segnale artistico? Potremmo dirgli di
consentire ai bambini di esprimersi liberamente il più possibile e poi documentarsi, studiare, leggere, fare loro anche il tesoro, il patrimonio artistico che abbiamo noi qui nel nostro territorio e cercare di legarlo in qualche modo al loro percorso didattico. Questo è un corso che sta ottenendo un grande successo, anche addirittura al di là delle nostre più rosee aspettative. Abbiamo in questo momento 20-25 insegnanti, la prossima settimana altrettanti. È un percorso di 5 incontri che è curato da una giovane artista canavesana, Emanuela Giulietti, ed è finalizzato appunto, come si diceva, a fornire agli insegnanti gli strumenti conoscitivi ma anche pratici per realizzare in classe dei percorsi artistici. Ha avuto talmente tanto successo questo percorso che ne abbiamo già in preparazione uno nuovo che partirà probabilmente a partire da gennaio. Questa è una delle iniziative, ma ce ne sono altre in cantiere a brevissimo. Certo, sempre in collaborazione con Emanuela Giulietti e con il Museo Tecnologicamente, con cui lavoriamo ormai da 3 anni, nel mese di dicembre noi proporremo alle scuole un percorso anche abbastanza colto, perché sarà una piccola lezione di storia dell'arte rivolta ai bambini degli ultimi anni della scuola primaria e sarà intitolata l'iconografia del presepe della natività nella storia dell'arte italiana. Quindi si partirà dalla natività di Giotto fino alle opere più recenti del Novecento. I bambini avranno la possibilità di conoscere alcune grandi opere artistiche dei secoli passati, poi potranno loro stessi sperimentare, lavorare con tecniche diverse, pittura, collage e così via, e poi la lezione, la giornata si concluderà presso il Museo Garda di Ivrea, dove è conservato un reperto importantissimo che è un presepe ligneo del 400, e quindi i bambini avranno la possibilità di conoscere anche questo importante oggetto, diciamo, dell'arte canavesana. Anche in questo caso il progetto è realizzato in collaborazione fra noi, il Museo Tecnologicamente e il Museo Garda, perché questa è un po' anche la nostra filosofia, cioè quella di collaborare con altri enti, altri organismi, altre associazioni che hanno a cuore il bene, diciamo, della scuola, dei bambini, degli insegnanti. Questo per quanto riguarda l'arte, ma sono altre anche le iniziative che avete già in cantiere di qui a fine anno scolastico? Ma certo, iniziative ce ne sono moltissime. Nell'immediato, il 13 di novembre, avremo un importante convegno sul tema valutazione e autovalutazione degli insegnanti e delle scuole, che è un argomento molto all'ordine del giorno nelle scuole in questo momento. Lo organizziamo in collaborazione con 3 istituti comprensivi del territorio, ma soprattutto con il patrocinio dell'INDIR, che è il massimo ente nazionale che si occupa di ricerca in ambito scolastico. Sarà presente Massimo Fagioli, che è dirigente di ricerca presso l'Indire di Firenze. Poi in primavera, probabilmente all'inizio della primavera, probabilmente nella prima settimana o nella seconda settimana di marzo, ci sarà un importante convegno sul problema dei disturbi specifici di apprendimento, al quale parteciperà quello che è considerato ormai il più grande esperto nazionale dell'argomento, cioè il professor Dario Janes dell'Università di Trento. E poi a fine anno scolastico, come tutti gli anni, concluderemo con la festa dell'ambiente alla Polveriera, che ormai è un appuntamento fisso per molte scuole del territorio. L'anno scorso abbiamo avuto 350 bambini, alcuni addirittura provenienti da Torino, oltre che dal Canavese.